Buonasera cari telespettatori di Dopo Cena, benvenuti a questa puntata speciale nella quale parleremo di vaccinazioni. Cercheremo di fare un po' il punto della situazione, abbiamo tanti ospiti assiepati sui nostri divani, ecco, vedete nella soggettiva larga della regia che ci dà la prospettiva di quanti ospiti sono presenti nello studio questa sera, ospiti conosciuti e non conosciuti. Adesso li andiamo a presentare così capiamo perché quelli in tenuta ciclistica si sono seduti e che cosa hanno a che fare con ciò. Allora iniziamo dalla mia sinistra, il dottor Antonio Ferro, che è il direttore Siti Triveneto, nonché il creatore di un sito che vediamo nello schermo, Vaccinarsi. Accanto a lui, buonasera, benvenuto insomma, negli studi Dopo Cena e anche a Fano. La dottoressa invece Pesaresi Alessia, che è dottore medico e dirigente del SIB qui a Fano. Accanto a lei Daniel Facchini, che è insomma, il coordinatore tecnico marchigiano per Vaccinarsi. E poi un volto conosciuto che è un assistente sanitario, Natalia Ghiselli, che forse molti conosceranno. Natalia, chiedo scusa. Natalia, mettiamo gli accenti dove vanno giusti. E invece accanto a me, dottor Agostini, buonasera, benvenuto. Buonasera. Già conosciuto, già molto conosciuto perché più volte è stato nostro ospite, direttore sanitario insomma, qui a Fano di Igiene e Sanità Pubblica, no? Nonché anche vicepresidente City Marche. Giusto? Esatto, ci ho preso? Perfetto. Perché io faccio sempre un po' di confusione. Esatto, devo solo correggere. Dimmi. Il collega si chiama Daniel Fiacchini. Fiacchini. Ed è responsabile anche del gruppo regionale vaccini, cioè è il gruppo che dà le strategie insieme ad altri colleghi e a diversi tipi di professionalità, compresi i pediatri, che valutano quelli che sono gli andamenti delle vaccinazioni e poi sviluppano indirizzi sui programmi di vaccinazione che poi vengono condivisi con i vari colleghi a livello territoriale, integrati e modificati secondo quelle che poi sono le esigenze locali. Quindi abbiamo l'opportunità di avere soprattutto il dottor Ferro, che mi permetto di concludere la sua presentazione, che oltre ad essere direttore sanitario a Verona ha la sua esperienza soprattutto nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, ma soprattutto è colui che ha intuito la necessità di poter agire attraverso un sistema di informazione nei confronti delle vaccinazioni che fosse innovativo. Non a caso questo sito che si vede nello schermo, Vaccinarsi, è un sito di informazione vaccinale che è stato riconosciuto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e anche dalla Società Italiana di Igiene, che io in questo caso rappresento qui per le Marche. Ecco, noi vogliamo, insomma, con questa puntata cercare di anche capire il perché c'è, se possiamo dire così, insomma, mi corregga dottore, un piccolo passo indietro a livello di percezione di vissuto, insomma, a livello pubblico sulla vaccinazione. Rispetto a prima stiamo avvertendo qualche anno fa, qualche decennio fa, un po' una controtendenza, c'è una mancanza di informazione, c'è una mancanza di fiducia nei mezzi di divulgazione scientifica. Che cosa sta venendo a mancare un po' nell'immaginario collettivo? Cosa sta succedendo? Su questo io sicuramente poi i miei colleghi sapranno dire di più. Quello che noi percepiamo, soprattutto nella nostra attività quotidiana, è un scollamento tra quella che è l'informazione scientifica e quella che è l'informazione parascientifica. Sostanzialmente oggi non c'è una cultura capace di arrivare a individuare quelle che sono le corrette informazioni rispetto alla marea, alle tantissime informazioni, basta aprire internet, che vengono fuori molto spesso improvvisate senza alcuna base di informazione vera, scientifica, dimostrata, sperimentata, ma semplicemente con opinioni che molto spesso però trovano la strada giusta nei confronti della gente. E questo è un problema che deve essere affrontato soprattutto con i nuovi sistemi di informazione.
Dall'altro c'è, a mio giudizio, quella che è la perdita, la perdita di memoria di quelli che sono gli effetti provocati dalla malattia infettiva. Oggi è difficile trovare uno che presenta situazioni di paralisi da poliomielite, ma questo non c'è più perché grazie alle vaccinazioni, però si è persa la memoria degli effetti collaterali provocati da certe malattie, per cui si pensa che quella malattia in realtà non è così pericolosa, non può dare situazioni gravi. E quindi si è perso un concetto di gravità della malattia dall'altra, mentre è emerso fortemente un concetto di pericolosità di una pratica come quella della vaccinazione, che invece scientificamente è una delle pratiche riconosciute più sicure di quelle degli atti medici disponibili. Cioè non c'è una pratica medica pari ai vaccini che ha gli stessi livelli di sicurezza, insomma. Chiaro che come tutte le pratiche poi ha le sue effetti possibili di carattere collaterale, però c'è persa questa percezione, quindi si è creata una distorsione, da una parte la perdita di consapevolezza della gravità delle malattie, dall'altra invece l'acquisizione di una falsa percezione di danno più eccessiva rispetto alla realtà. Ecco, poi capiremo anche il perché si è innescato questo meccanismo, si è insinuata nella memoria collettiva questa sensazione di pericolosità. Che cosa, perché si è arrivati a questa percezione? Insomma, dopo vorrei che dopo me lo spiegassi. Insomma, adesso voglio dare voce e possiamo partire proprio da questo concetto, dall'informazione, dai nuovi mezzi che abbiamo a disposizione, che avete a disposizione voi sanitari, per comunicare, per veicolare il giusto messaggio. Dottor Ferro, lei ha pensato diverso tempo fa, di utilizzare uno dei mezzi di divulgazione di massa più utilizzati, ovvero sia la rete, facendo un sito che noi stiamo vedendo qui. Perché innanzitutto questa esigenza? Beh, l'esigenza è nata proprio dall'aver toccato con mano che in zone in cui c'era meno internet, meno accesso a questa, e in quelle zone lì c'era un'adesione alle vaccinazioni che era maggiore. Questo verso intorno al 2012 me l'hanno fatto notare proprio le assistenti sanitarie che parlavano della zona. Io avevo delle grosse differenze di copertura in paesetti piccoli di campagna rispetto ai centri che disponevano più di internet. Andando poi a verificare nel 2012 internet, si vedeva che più del 60% di quello che uno trovava, soprattutto come siti organizzati, era contro le vaccinazioni. E se volevi delle informazioni non c'erano dei siti dedicati, ma anche il sito del Ministero aveva la necessità di fare tanti click per poter arrivare al sito che ti spiegava che cosa era una vaccinazione. Quindi, visto questo, mi è sorta la necessità effettivamente di creare un sito nazionale italiano che potesse dare risposta sia agli operatori sanitari che alla popolazione. La SITI, la Società Italiana di Igiene, di cui io sono uno dei membri in questo momento, ho la presidenza del Triveneto, ha valutato positivamente questa iniziativa. Abbiamo trovato un finanziamento con Farmaindustria, Vaccini, ma con tutte le ditte, non con una ditta specifica. C'è un finanziamento poi importante proprio della SITI e grazie ad una rete degli specializzandi delle scuole di università abbiamo messo in piedi un sito, e che non è un sito, è proprio un programma informativo vaccinale lanciato questo nella rete. Abbiamo recuperato la signora Ulrike, che è una mamma che aveva anche lei fatto un blog su vaccinarsi, e praticamente abbiamo messo insieme le risorse con quest'idea di creare delle sentinelle del web che in qualche modo riescano a capire, a captare quelle che sono le famose bufale, magari poi di alcune possiamo parlare, certo, che tanto spaventano i genitori, come ne cito una per tutte, il morbillo e l'autismo, cioè il fatto che ci sia una correlazione che è stata smentita in maniera scientifica da centinaia di articoli, ma che ancora crea il panico, per cui a un certo punto abbiamo dei cali importanti su alcune vaccinazioni. C'è questo elemento importantissimo della percezione del rischio che ha già citato il Massimo Agostini, cioè è mancata, le vaccinazioni sono vittime del loro successo.
Quando io andavo a scuola c'erano le scuole speciali e le mamme vedevano i bambini con esiti di polio, nessuna si sarebbe mai sognata di dire non vaccino il mio bambino per polio. Adesso che non si vedono più i danni di vaccinazione, è chiaro che l'unica cosa che emerge è questo rischio, che è ipotetico e comunque c'è, ma che è assolutamente minore rispetto al fatto di essere vaccinati. Ecco quindi l'importanza di questo sito, che nel giro di un anno e mezzo ha toccato 1 milione di visitatori con 2.500 visite al giorno ed è riuscito a trascinare, come effetto di trascinamento, per cui in questo momento nel web i siti istituzionali, che non sono solo questi, ma sono partite altre iniziative sia da parte del Ministero che di altre regioni, che anche di Daniel Facchini, che poi vi dirà, sono partiti dei social network, e quindi tutto questo ha avuto un effetto di trascinamento, per cui in questo momento il sito è molto più presidiato e anche i mass media stanno cominciando a capire e a prendere le distanze da una certa parte di opinione, che è spinta anche da interessi economici, certo, perché in questo momento l'omeopatia vale in Italia un sacco di soldi, quindi non utilizzare il vaccino ma utilizzare farmaci omeopatici vale. C'è una categoria di medici legali che praticamente ha dei forti interessi che aumentino queste cause. Ci sono ditte che in internet promulgano dei test genetici che possono essere fatti anche per corrispondenza, e anche lì sono 150 euro alla volta, test genetici che non hanno nessun effetto ma che la gente viene indotta a fare. Quindi tutto questo sta creando un business che avrà delle ripercussioni importanti sulla caduta. Chiaramente si parla di punti percentuali, come magari poi sì, potrete vedere anche noi nel Veneto questo lo monitoriamo di più. Il Veneto è l'unica regione che ha sospeso l'obbligo vaccinale, per 5 anni è andato tutto bene, adesso anche per colpa di alcune sentenze dei giudici, che sono sentenze non basate su dati scientifici, registriamo questo calo, per cui è importante riparlare alla gente e non solo in qualche modo coprire il web, ma anche fare iniziative come questa che stiamo facendo in questi giorni, in cui si va fra la gente con dei gazebo, con delle spiegazioni, cercando di parlare e cercando di spiegare tête à tête l'importanza delle vaccinazioni. Dopo ritorno e così chiedo anche il perché della divisa da ciclista. Dottor Agostini, accanto a Dottor Ferro c'è insomma una dottoressa che fa parte del dipartimento qui a Fano, che è la dottoressa Pesaresi Alessia, che è un po' il front office, cioè hanno a disposizione i cittadini una funzione di counseling insomma importante, sì, perché questo è quanto mai rassicurante, perlomeno avere un... Sì. No, ed è anche un impegno, cioè noi ci siamo assunti questo impegno perché è anche oneroso, cioè cercare di dare anche sistematicamente la presenza di un medico dove il genitore può acquisire tutte le informazioni che insieme, oltre all'assistente sanitaria che ha grandissima esperienza nel campo delle vaccinazioni, perché sono quelle che sono chiamate proprio in prima linea con i bambini nella pratica proprio vaccinale, però anche la presenza di un medico che riesce a dare più notizie e più informazioni al cittadino. Quindi mettiamo anche a disposizione una informazione e anche una verifica di tipo anamnestico per situazioni particolari. Quindi cerchiamo di dare la massima garanzia e filtro rispetto alla vaccinazione. Allora, dottoressa, insomma, il compito che lei ha è un compito abbastanza insomma, importante, oltre che gravoso, giusto? Abbastanza. Sì. Ovviamente specifico che non sono solo io, ma sono anche certo, i miei due colleghi che giriamo per gli ambulatori di Fano, Mondolfo, Fossombrone e Pergola. Sì, noi praticamente vediamo tutti i genitori che si presentano al nostro ufficio vaccinazioni, che ci espongono costantemente i loro dubbi, e devo dire che negli ultimi anni questi sono decisamente aumentati. Ecco. Le perplessità dei genitori sono sempre maggiori e purtroppo vedono
vedono ancora il vaccino come un obbligo. È vero che nella nostra regione Marche ancora, non come la regione Veneto, l'obbligo non è decaduto, solo per i 4 vaccini, però quello che cerchiamo di far capire ai genitori è che la vaccinazione non deve essere vista come un obbligo, come un dovere, ma è un diritto del bambino e di tutta comunque la comunità, perché la vaccinazione beneficia sia il bambino o il soggetto vaccinato, ma sia anche l'intera comunità, perché giustamente ci sono dei soggetti che per controindicazioni, per malattie non possono essere vaccinati, quindi beneficiano, diciamo, della vaccinazione collettiva, quindi è un bene sia per il bambino stesso ma per tutta la collettività. Noi cerchiamo di far capire questo, cerchiamo di tranquillizzare i genitori e cercare di capire quali sono i dubbi, le incertezze, perché molto spesso, ecco, come diceva il dottor Agostini, come diceva il dottor Ferro, ci sono delle associazioni antivacciniste che sono molto carismatiche, purtroppo hanno una capacità di comunicazione, sono molto bravi su questo lavoro, cosa che purtroppo forse noi istituzioni siamo un pochino carenti. Per fortuna adesso con questo sito Vaccinarsi, che io consiglio a tutti i genitori, perché molto spesso, ecco, questi genitori mi dicono: vado sul web, vedo tante cose, ci sono anche mamme che comunque in questi movimenti vaccinisti, le mamme tendono anche a scoraggiare le mamme, mentre magari la mamma che vaccina non è che incoraggia le altre persone, le mamme invece, ho notato che le mamme che non vaccinano tendono a scoraggiare le altre mamme. Quindi io, ecco, sia offrendo anche questo counseling, dico anche: andate a vedere dei siti che però sono, non istituzionali, perché magari la gente non crede tanto nelle istituzioni, però un sito come Vaccinarsi, che è scientificamente corretto, vi dà anche una bibliografia, cosa che invece nei siti antivaccinisti non c'è bibliografia. Quali sono le obiezioni, così, proprio quelle più che si sentono in maniera ricorrente, riportare, facendo ne 2 o 3, giusto? Allora, è perché devo vaccinare se la malattia non è più presente qui a Fano? Tutti lo dicono, però io dico: ma perché non è presente a Fano la malattia? Perché comunque abbiamo per fortuna ancora delle coperture abbastanza alte, non solo a Fano, adesso in Italia. Però dico, esistono, ad esempio la poliomielite da noi è vero non esiste più, però nei paesi vicino a noi esiste. Oggi purtroppo, sia con fenomeni di immigrazione, ma non solo questo, siamo anche noi che ci spostiamo e viaggiamo per lavoro, purtroppo una malattia infettiva contagiosa è facile che può essere portata nel nostro paese, quindi se calano le coperture noi ci potremo ritrovare con dei casi di polio. Queste sono le obiezioni. Oggi ormai un bimbo non è che nasce, cresce, vive e muore a Fano, come dico io sempre. Purtroppo oggi il mondo è globalizzato, quindi si gira, gli scambi sono tanti, e è facile che possano ritornare queste malattie infettive se calano le coperture. Quindi questa. Oppure, ecco, come diceva il dottor Ferro, c'è ancora la convinzione del vaccino con morbillo, parotite e rosolia che causa l'autismo. Questo purtroppo è un cavallo di battaglia degli antivaccinisti, è ancora uno scoglio duro. Uno scoglio duro da... Molto duro, da sì. Va bene, Daniel Fiacchini, allora, buonasera. La situazione Marche, lei ce la può fotografare nel modo più completo e più omogeneo possibile. Qual è? Qual è la visione, la percezione che abbiamo? È una situazione che non esito a definire drammatica. Perché negli ultimi 3 anni abbiamo perso tantissimi punti percentuali di copertura. Faccio un esempio: l'esavalente, che è la vaccinazione che i bambini fanno nel primo anno di vita e ripetono in 3 dosi. Bene, avevamo solamente l'anno scorso coperture sopra il 95%, che sono gli obiettivi di copertura nazionale. Avevamo un 97% di copertura, siamo scesi in un anno al 93,6% di copertura, quindi siamo sotto il 95%, che è il livello a cui l'Italia ci chiede di attestarci. O l'altra vaccinazione di cui abbiamo già parlato, la vaccinazione morbillo parotite rosolia, per cui in 3 anni abbiamo perso 10 punti percentuali, passando dal 92% di copertura regionale all'81,3% attuale. Sono dati drammatici, perché ci riportano indietro di 10 anni. 10 anni fa avevamo coperture vaccinali migliori, eravamo
Nel 2002 abbiamo avuto un'importantissima epidemia di morbillo in Italia con migliaia di casi e 4 morti per morbillo. Abbiamo attraversato una fase importante, ci sono stati dei piani di eliminazione di morbillo e rosolia congenita, che sono piani mondiali, e l'OMS che chiede agli stati membri di impegnarsi in questi piani di prevenzione. L'Italia ha fatto proprio ha prodotto il suo piano di eliminazione morbillo e rosolia, l'ha trasmesso alle regioni, le regioni si sono impegnate, abbiamo raggiunto coperture vaccinali elevate grazie al lavoro prezioso dei servizi anche qui nelle Marche, arrivando a toccare in alcuni servizi il 95-96% di copertura contro MPR, e adesso siamo scesi nel giro di 2-3 anni di 10 punti percentuale, purtroppo dilapidando un prezioso tesoro che era quello di coperture vaccinali elevate, che consentono chiaramente di avere una popolazione sostanzialmente immune, quindi come dire, uno scudo no, nella popolazione nei confronti di malattie che, come il morbillo, che talvolta si complicano, e possono esitare in encefaliti da morbillo, polmoniti da morbillo, e queste sono le cause per cui, otiti da morbillo, sono le cause per cui si muore. Per cui, se continua questo trend a scendere, diciamo così, quale sarà in prospettiva il futuro che abbiamo davanti? Siamo fiduciosi che questo trend si riduca. Attualmente stiamo dicendo che nelle Marche mediamente 20 genitori su 100 decidono di non vaccinare i propri figli per morbillo parotite rosolia, ma hanno fatto pochi mesi prima la decisione di vaccinare per l'esavalente, quindi non abbiamo di fronte genitori completamente ostili alle vaccinazioni, abbiamo genitori indecisi, abbiamo genitori esitanti, abbiamo genitori che hanno paura, quindi percorrere la strada della corretta comunicazione attraverso internet, attraverso i social, attraverso il colloquio con gli operatori, che sono le persone qualificate, questo penso che possa cambiare le cose. Allora, dottor Agostini, come nelle votazioni, vince chi conquista gli indecisi, insomma, può essere così? Diciamo che l'analisi che è stata fatta è l'elemento fondamentale, cioè è il concetto dell'indecisione, della paura, che è comprensibile perché comunque è un atto medico e quindi qualsiasi genitore si pone nei confronti, ma l'amica mia mi ha detto che non lo devi fare perché non serve a niente, anzi stai attenta che è pericoloso. Proprio perché non hanno più la consapevolezza invece della gravità di quello che c'era dietro. Cioè, quindi io l'ho vissuto perché ormai sono un vecchietto e ho vissuto insieme alla Natalina Ghiselli le epidemie di morbillo con anche encefaliti, con bambini che sono deceduti per morbillo, perché negli anni, io sono qui al lavoro ormai dall'83, e quindi ho vissuto tutte le fasi di quelle che erano le cicliche epidemie. Noi ce l'aspettavamo ogni 4 anni, pum, epidemia, rosolia morbillo, con la rosolia congenita, cioè quella che è il danno nei confronti del feto, quindi una donna incinta che si prende la rosolia e che diventa un dramma, al di là dell'aborto e quelle che sono tutte le malformazioni connesse ad una malattia come questa presa in gravidanza. Oggi c'è una percezione diversa. Allora però è vero che noi dobbiamo dare la corretta informazione. Esatto. Noi dobbiamo parlare di salute. E siamo qua tutti, addirittura chi lo fa, come lo facciamo un po' tutti, anche a livello volontario, nel senso al di là del lavoro, perché è importante che passi la cultura della scienza. Non si può fare a meno di questo, perché sono gli strumenti che ci hanno consentito di avere questa qualità della vita. Poi spiegheranno anche perché la qualità della vita non è fatta solo di vaccinazioni, è fatta da stile di vita, da tenore di vita. Ma la vaccinazione è uno dei principali strumenti, e questo è fuori dubbio, è riconosciuto da tutto il mondo scientifico in assoluto. Allora, un volto noto ai fanesi e non è sicuramente come ultimo e non ultimo interlocutore, non per, insomma, ma soprattutto per importanza, per enfatizzare la sua importanza, vanta quasi, insomma, svariati, non diciamo quanti, sennò poi i calcoli sono facili, insomma,
vaccinazioni, insomma, molte mamme, diverse mamme, insomma, la conoscono. Natalina, insomma, a Fano però c'è una bella cultura della vaccinazione, diciamo, insomma, possiamo essere moderatamente soddisfatti. Sì, abbastanza, perché il calo delle coperture c'è stato, ma per le obbligatorie siamo sopra il 95%, e per il morbillo, parotite e rosolia, sì, quei 10 punti li abbiamo persi anche noi. Ecco. E mi dispiace perché ho lavorato, ho dato tanto per questa vaccinazione, dai tempi che ricordava certo. Il dottor Agostini, anzi ho fatto tante informazioni anche telefoniche per raggiungere le coperture del 95%, e nelle corti passate ci siamo riusciti abbondantemente ad arrivare a questo 95%. Oggi purtroppo, ecco, la copertura è calata e mi dispiace. Però tanta passione, traspare nella sua, no? Vedo che insomma è quasi una missione. Insomma. Quasi una missione, quasi una missione, una mettiamola missione. Così. E a fianco io e altri assistenti sanitari che lavoriamo nelle varie sedi vaccinali, il medico vaccinatore, ecco, siamo il filtro, ecco. La prima persona che trova la mamma a cui chiede informazione, e si cerca di darla nella maniera più corretta, in maniera che facciano una scelta consapevole, attiva e non forzata, ecco, non facciamo terrorismo, poi esatto. La mamma è libera di scegliere, e noi diamo l'informazione giusta. E poi vi ricercano, perché mi diceva prima che insomma quando ritornano ricercano. Sì, insomma, ma poi adesso le mamme dicono, vedi questa signora ha vaccinato già anche la mamma, ho vaccinato le mamme. Quindi insomma, le mamme che tornano. E sono entusiaste che ora vaccino il figlio, ecco. Sì. Tutto ciò è veramente la storia insomma della, no? Sì, perché poi è un lavoro, è un vissuto, ecco. Cioè, con Natalina, ripeto, siamo qua da anni. Penso che lei abbia fatto qualche milione di vaccini, quindi siamo con un'esperienza non da poco. La comunicazione è importante, un sito web è importante, però, dottor Ferro, è anche importante divertirsi, muoversi comunicando. Ed ecco perché siete vestiti da ciclisti, spieghiamola questa cosa. Allora, stanno nascendo molte iniziative collaterali a questo sito, per esempio ci sono le storie che abbiamo tradotto, le storie di dove abbiamo deciso che le mamme raccontano quelle che hanno avuto dei drammi collegati alle vaccinazioni, li raccontano perché poi è la parabola che rimane impressa. Poi ci sono, ad esempio, abbiamo fatto un sito che è tradotto anche delle vignette in modo tale di riuscire a raggiungere i bambini. Ci sono diversi tipi di iniziative, fra queste c'è anche l'istituzione di un ADS, cioè un'associazione di dilettantistica vaccinarsi, di ciclisti, ecco. Che vanno in giro, partecipano a delle manifestazioni, sempre con le magliette vaccinarsi, eccetera, e quindi uniscono l'attività fisica, che è fondamentale per vivere bene. L'attività fisica vale assolutamente molto più di un farmaco, e quindi il fatto di fare mezz'ora ogni giorno a piedi di attività fisica, oppure qualsiasi altra attività, il nuoto, oppure la bicicletta che è molto semplice, oppure il tennis, o comunque il fatto del movimento è sicuramente qualcosa che fa sentire bene e quindi evita poi dei danni. Questo gruppo di amici abbiamo deciso, a cominciare dall'anno scorso, di fare un gemellaggio con la City, la sezione diciamo di una regione, in modo tale che mettevamo insieme la divulgazione, la comunicazione sulle vaccinazioni con una pedalata fra amici. Così abbiamo fatto prendendo la zona di Francavilla, la zona di Porto San Giorgio, e adesso siamo qui dal mio amico Massimo Agostini e Daniel Facchini, che tra l'altro è venuto a trovarmi non molto tempo fa in una diretta con un gruppo di antivaccinatori, ci siamo scontrati in diretta così di sera, è stato molto utile. Comunque dobbiamo tornare a parlare alla gente, quindi questa è un'occasione per fare attività, vedere fuori le cose bellissime che voi avete anche qui nelle Marche, questi paesaggi, e nel contempo avere questa occasione di... Abbiamo predisposto un gazebo con anche del materiale, magliette e altro, e quindi mettiamo insieme
l'attività fisica con la parte turistica e la divulgazione in termini di vaccinazione. Del messaggio. Nel gruppo poi tra l'altro ci sono dei tecnici della prevenzione, ci sono altri medici e il gruppo era abbastanza numeroso soprattutto nella zona di Porto San Giorgio e Francavilla e quindi tutto questo aiuta anche lo scambio, aiuta ad avere delle visioni e dei suggerimenti su iniziative varie. Già abbiamo discusso anche prima sul ruolo dell'assistente sanitaria, che nel Veneto è ancora più marcato, in quanto tutta la gestione della seduta viene lasciata alle assistenti sanitarie e il medico interviene solo in una seconda fase o soprattutto con questi genitori che non vogliono vaccinare. Un concetto importante è che non abbiamo mai però un dato, cioè un tipo di utente che sia perfettamente stabile, nel senso che bisogna guadagnarselo. E quindi perché? Perché, come diceva Rose, che è un grande filosofo delle vaccinazioni, in ciascuno dei genitori, in ciascuno di noi c'è questa paura a vaccinare. Quindi non è che dobbiamo etichettare quelli che non vogliono vaccinare e pensare che siano un gruppo chiuso. In questo momento gli indecisi sono un 30-40%, ma non è detto che poi non si spostino da altre parti se succedono dei fatti eclatanti come il problema del Fluad, che ha riempito i giornali per una settimana. Hanno detto che due persone erano morte a causa del vaccino, sappiamo poi che non era vero niente, soprattutto uno era morto da infarto e quindi solamente era stato vaccinato tre giorni prima. Quindi però questo ha creato un panico mediatico, per cui poi nessuno immediatamente dopo ha voluto vaccinarsi per influenza, con i morti. In Veneto abbiamo avuto 165 morti sotto i 65 anni per influenza quest'anno, per dire, con un calo delle vaccinazioni antinfluenzali che è stato drammatico. Quindi quello che è il messaggio importante è che gli operatori sanitari devono occuparsi ogni giorno per mantenere questo gruppo che continua, e quindi ogni giorno dobbiamo lavorare per convincerlo a mantenere, a vaccinarsi sulle bontà delle vaccinazioni, perché non è mai un risultato sicuro. Certo. E allora, lo stile di vita corretto è quanto mai benefico per l'organismo, e questo è sicuramente a 360 gradi, non solo per il discorso vaccinazioni. Però, dottor Fiacchini, è anche importante avere un feedback di un prodotto affidabile e sano che troviamo in farmacia o dal medico. Questo è un messaggio che ha citato appunto il caso di quest'inverno, il dottor Ferro. Può creare una certa diffidenza nell'immaginario collettivo. Voi lavorate anche per assicurare una qualità di prodotto ottimale. Diciamo che i vaccini sono, come prima il dottor Agostini diceva, veramente una delle pratiche mediche più sicure. Prima di poter utilizzare un vaccino, il vaccino passa per tutta una serie di controlli, compreso un controllo di stato, proprio per il fatto che stiamo somministrando un farmaco a delle persone sane. Pertanto noi vogliamo che la pratica vaccinale sia assolutamente sicura. E per questo anche c'è un sistema di farmacovigilanza che funziona successivamente alla somministrazione del farmaco, del vaccino. Lo ha dimostrato indirettamente, no, il caso Fluad. Certo. Nonostante noi sapessimo, se voi aveste chiesto a noi esperti di vaccini, ma è possibile che il Fluad abbia ucciso quelle due persone, noi avremmo detto: il Fluad, come qualsiasi altro farmaco, ma anche come un alimento, può uccidere se c'è una reazione allergica. Beh, certo. al farmaco, al vaccino in questo caso, o all'alimento, diciamo così. Allora, noi vi avremmo detto: no, siamo ragionevolmente sicuri, anche a fronte dei 60 milioni di dosi di vaccino che erano state somministrate precedentemente a questi due casi, che il vaccino sarà scagionato. Ma nel frattempo un ente regolatorio come l'AIFA ha dovuto fare il suo lavoro. Ci sono ancora, uno strascico di polemiche in questo senso, perché sì, forse poteva esserci un maggiore dialogo tra, diciamo, gli organi preposti a
far sì che tutta la pratica vaccinale sia sicura, non solo l'AIFA ma anche i medici che lavorano in ambito vaccinale a tutti i livelli, diciamo. Questo ha comportato un problema grosso, ma le dinamiche comunicative che si sono instaurate e che abbiamo sotto gli occhi nel caso Fluad sono le stesse dinamiche comunicative che si sono instaurate 30 anni fa, 25 anni fa, quando ci fu il caso MPR autismo. C'è qualcuno che ipotizza un nesso, c'è una classe di operatori che sono gli avvocati esperti in danni da vaccino che chiaramente ringraziano per quello che è un bel assist, diciamo così, per la propria attività. C'è una categoria che è quella dei mass media, che amplifica per fare notizia. Spesso, insomma, no, abbiamo letto sui titoli dei giornali il vaccino killer. Questo chiaramente veicola un messaggio assolutamente sbagliato. Il vaccino è stato completamente scagionato a un mese di distanza da quelle morti sospette, anche se noi sapevamo che c'entrava il vaccino. Tutti i test batteriologici, tossicologici sono risultati assolutamente negativi, sono stati fatti i riscontri autoptici sulle persone decedute, si è capito che i vaccini chiaramente non c'entravano nulla con quei decessi. In un mese chiaramente abbiamo avuto una campagna vaccinale distrutta, un calo di copertura importante, gli esiti che il dottor Ferro ricordava. E questo è un po' la dinamica che caratterizza tutti i nessi ipotizzati con i vaccini. Qualcuno ipotizza un nesso, i giornali ci fanno notizia, gli avvocati ci fanno i soldi, e c'è un gruppo di genitori anche agguerrito che è convinto di aver avuto un danno da un vaccino, e vive, diciamo, un'esperienza, un vissuto personale. La scienza non si fa con i vissuti personali, la scienza non si fa con le opinioni, la scienza non si fa con i singoli episodi, la scienza si fa con le evidenze scientifiche, e noi siamo sereni perché quando si parla di vaccini si parla di medicina basata sulle evidenze. Questo è il dato certo, insomma, ed ecco perché, come diceva prima in apertura, insomma, è importante veicolare il giusto messaggio scientifico, perché il messaggio scientifico è la cosa sulla quale fare affidamento. Il resto è, insomma, sentire comune, no? Sentire la cultura scientifica rispetto al sentito dire. Quindi facilitare le scelte, cioè quello che è importante è che ci siano scelte consapevoli. Io quello che mi auspico è che la gente arrivi a avere la libertà di poter scegliere con consapevolezza, ma con cognizione di causa, e di non essere sviata da santoni o quant'altro che ti vendono la luna sostanzialmente. Quindi bisogna aumentare la cultura scientifica anche nelle scuole, probabilmente c'è bisogno anche nelle scuole di intervenire, di modificare certi approcci, perché i giovani che vediamo oggi, cioè gli adulti che vediamo oggi, probabilmente cadendo in una banalmente in quella che è una parascienza, evidentemente hanno una scarsa formazione di base, cioè bisognerebbe quindi incentivare questo aspetto. Comunque l'iniziativa, noi domani saremo, volevo anche ringraziare il sindaco di Fano, Massimo Seri, sì, che ci ha permesso domani di mettere un gazebo, saremo per il corso vicino a Palazzo Gabuccini, con la disponibilità delle nostre assistenti sanitarie che saranno lì a dare informazione a chi in qualche modo vuole averne. Distribuiremo anche materiale informativo, abbiamo anche cose, palloncini per bambini che ci ha offerto gentilmente Ferro con il sito Vaccinarsi, per cui avremo una serie di gadget anche da poter distribuire. Ringrazio perché ci ha dato il patrocinio e la possibilità di poter fare questo intervento. Bene, allora con le parole del dottor Agostini ringraziamo tutti gli ospiti che sono qui sui nostri divani per averci dato questa fotografia il più esaustiva possibile su quello che è il mondo delle vaccinazioni, ma insomma la chiusura del dottor Agostini è quanto mai indicativa. Bisogna avere la libertà di poter scegliere, non è un obbligo ma è una libertà di poter scegliere, con tutte le informazioni e tutte le cognizioni possibili che si riescono a reperire.
Qui a Fano abbiamo, e anche in tante altre regioni d'Italia, e insomma anche nel Triveneto, una feedback positivo con gli operatori sanitari, quindi sfruttateli, sono a vostra disposizione, dissipate ogni dubbio possibile e immaginabile che voi avete e poi scegliete. Quindi questo è il messaggio finale, grazie ai nostri ospiti, grazie per essere stati qui, buon lavoro, che il lavoro insomma non vi manca, che avete da fare, e per questa puntata speciale di Dopo Cena è tutto, grazie, alle prossime, grazie per averci seguito, ciao!